L'applicazione Immuni segnala eventuali contatti con persone positive al Covid-19. In questo modo aiuta ad evitare la diffusione di nuovi focolai. Immuni rispetta la privacy perché usa un sistema di tracciamento totalmente anonimo. L'app non registra nessun dato che permetta di risalire all'identità di chi la usa. Cerca Immuni su App Store o Google Play e scaricala subito. Scarica Immuni, aiuta te stesso, la tua famiglia e il tuo paese. Da Rita Severin Abbigliamento, via Tenente Carella Roccella Ionica, è arrivata la nuova collezione primavera-estate. Qualcuno sta già scegliendo come vestire l'uomo e la donna, dal classico al casual. Scelgono e riscelgono dai nostri brand storici Levi's, Trussardi Jeans, Marella, Surcana, Linea 5, Gaia Life, Sanremo, Ingram e tanto altro. Scelgono con serenità, poiché i nostri locali sono perfettamente sanificati ed ampi, così come gli abiti trattati con la luce ultravioletta. Rita Severino Abbigliamento, via Tenente Carella Roccella Ionica, è la scelta giusta. 844. Dai laboratori è in te Biochemistry Evolution. Nel rispetto della qualità e della purezza nasce NovaVis. Rafforza le tue difese immunitarie. Difenditi dallo stress ossidativo fisico e mentale con vitamina C, magnesio e zinco taurato nelle migliori farmacie e parafarmacie, oppure direttamente a casa vostra senza alcun costo aggiuntivo. NovaVis, www.einte.it. Buonasera ai nostri telespettatori e bentrovati per questa puntata di 60 News. Durante la trasmissione noi come ospite avremo l'assessore regionale Domenica Catalfamo e con lei ci confronteremo su alcuni dei temi più importanti e strategici del momento. Intanto saluto l'assessore Domenica Catalfamo. Buonasera assessore, grazie per essersi resa disponibile. Buonasera, grazie a voi. Benissimo, noi partiamo subito. Il ponte sullo stretto di Messina ha un'attualità nuovamente straordinaria. Se ne è parlato venerdì scorso, ma se ne parla anche da tanto tempo sulla scorta di quello che è il piano di resilienza nazionale. Dal suo punto di vista, assessore, i tempi sono maturi per realizzare quest'opera? E poi qual è il percorso che potrebbe attuarsi da questo momento in poi, diciamo? Guardi, l'unico percorso che oggi ci consentirebbe di arrivare all'avvio dei lavori del ponte è quello, come abbiamo più volte ribadito, sino a venerdì pomeriggio in un incontro che le due regioni hanno avuto con il viceministro ai trasporti, e l'unica possibilità è quella di riattivare il progetto già approvato ed appaltato, che è l'unico progetto esistente, cioè l'unico progetto dotato di tutte i pareri, che ha già affrontato tutto l'iter autorizzativo, per il quale già sono state effettuate delle modifiche urbanistiche, per esempio nel comune di Messina, per il quale, a seguito del quale sulla sponda calabrese è stato già realizzato un intervento nel comune di Villa San Giovanni per un tratto, per spostare un tratto della rete ferrata proprio per consentire l'ubicazione di uno dei piloni. Tutto quello che è stato già attivato verrebbe vanificato, e quindi compresi i costi, verrebbe vanificato se si pensasse, come purtroppo in questi giorni sta emergendo, di nuovo di mettere in campo altre soluzioni. Questa era stata la missione che il ministro
ai trasporti a ottobre, aveva dato a settembre, aveva dato ad una commissione insediata con l'obiettivo di confrontare le varie alternative di nuovo, cioè di cominciare di nuovo a confrontare le alternative. Venerdì, mentre noi eravamo a Messina, entrambi rappresentati con i due presidenti e i due assessori alle infrastrutture, a incontrare il vice ministro per insistere sulle richieste delle due regioni, intanto veniva pubblicato sul sito del Ministero dei Trasporti, venivano pubblicati gli esiti di questa commissione, che chiaramente erano degli esiti abbastanza di pregio sotto l'aspetto tecnico, descrittivo dello stato di fatto per la gran parte della relazione finale. E poi c'è la parte finale, la parte conclusiva in cui si rapportano le varie alternative, escludendo quell'alternativa del tunnel che, come si era detto, non c'era certo necessità di una commissione per dire che il tunnel era assolutamente improponibile. E poi addirittura rispolverare anche l'alternativa a tre campate, che significherebbe oggi ricominciare un iter di verifiche di calcoli. Un'alternativa che, ricordiamoci, negli anni, già un bel po' di tempo fa, era stata esclusa proprio perché altre pile all'interno del, cioè durante l'attraversamento potrebbero creare dei problemi alle navi di grande stazza, che sono quelle che si auspica in numero sempre maggiore e saranno dirette a Gioia Tauro. Poi c'è il problema delle fondazioni che dovrebbero poggiare sul fondo marino ad una profondità per cui non ci sono dei precedenti, perché le profondità dello stretto sono molto particolari. Nonostante questo, nella relazione si parla anche della possibilità di tenerle in considerazione. Questo comporterebbe ovviamente un prolungamento dei tempi assolutamente inaccettabile, quando abbiamo una ipotesi che è già cantierabile e cantierata. Quindi davvero anche il fatto che non ci siano queste comparazioni in termini di tempo, e tempo ricordiamoci che per le grandi opere significa anche in termini economici, e che per le grandi opere significa anche in termini di indotto, in un momento di grandissima crisi in cui tra l'altro la copertura finanziaria dell'attuale infrastruttura appaltata non sarebbe l'unico non problema, nel senso che abbiamo affrontato un po' questa tematica da tutti gli aspetti, a prescindere dal recovery ci sarebbero tante altre possibilità di copertura finanziaria. Quindi le due regioni, io mi sento di parlare anche per la regione Sicilia, perché i confronti ormai sono serratissimi, quotidiani, ed entrambi abbiamo consapevolezza del fatto che questo attraversamento stabile deve assolutamente partire, non solo per servire ovviamente la Sicilia, per servire la Calabria, ma perché sia la grande scommessa dell'Italia e dell'Europa. Questo è l'unico aspetto veramente positivo che io ho rilevato nella relazione, intendiamoci, sempre rispetto all'obiettivo di realizzare adesso il ponte, perché altrimenti è una relazione di pregio ed altro non poteva, altrimenti non poteva essere, visti le grandi professionalità che sono state inserite in questa relazione, compresi anche dei portatori di interesse come RFI e ANAS, che sanno benissimo che sono componenti della commissione e sanno benissimo che tanti pareri sono stati già acquisiti, e che quindi tutto quello che non è oggi il progetto attualmente esistente dovrebbe essere rivisitato da capo. Quindi questa continuerà ad essere la richiesta che si spera, appunto, noi speriamo ovviamente nelle parole del Premier Draghi, che ha dato un'apertura, tutti gli altri dovranno valutare, e proprio dopodomani ci sarà la presentazione degli esiti di questa commissione alle Camere.
quindi vediamo quali saranno gli sviluppi a livello governativo. Benissimo, fatta questa parentesi che ha praticamente aperto uno scenario di chiarezza, noi proseguiamo con l'intervista. A seguito del sempre più citato recovery plan, praticamente moltissimi pensano che con il piano di resilienza si possa comprare pure la luna, mi perdoni un pochino questo esempio, la viabilità, per intenderci, quel segmento strategico che è sempre più indispensabile allo sviluppo della Calabria, in quale misura potrà ottenere benefici in termini di investimenti e soprattutto quali saranno i tempi che l'agenda eventualmente prevederà? Guardi, le recovery purtroppo, come era stato ventilato, non ci sono grandi spazi per le infrastrutture stradali perché non accompagnano la ratio della comunità europea in questo momento, questa tipologia di infrastrutture. Chiaramente l'Italia, che è una nazione che ha grande necessità di infrastrutture stradali o comunque di adeguamento delle strutture esistenti, risentirà dell'eventuale conferma di questa impostazione. Cioè, ci sono in misura limitata, ci sono per le aree interne o per tipologie che sarebbe stato facile anche finanziare in altro modo. Intanto che per dare da avvio, sicuramente voi avete sentito alcuni passaggi, da quando mi sono insediata insisto molto sul recupero della viabilità secondaria che trovo per una regione come la Calabria assolutamente indispensabile, cosa che stiamo facendo di fare con tutti i fondi disponibili. Infatti ora abbiamo fatto un bando aperto alle province, alla città metropolitana e ai comuni, e insisteremo ancora con i piccoli comuni, anche con fondi immediatamente spendibili come quelli FSC. Già con questa prima tranche speriamo di poter inserire tanti comuni dove siano presenti delle progettualità abbastanza vicine a un progetto definitivo e quindi immediatamente cantierabili, perché questi fondi FSC ci danno la possibilità di questi interventi immediati. Quindi la situazione purtroppo della viabilità secondaria non è stata molto attenzionata, perché queste erano le richieste che chiaramente poteva fare la regione, che possono fare le altre regioni, perché sotto questo aspetto non è che cambia tra una regione e l'altra in Italia rispetto alla ratio che è stata imposta da recovery, sia come tipologie di opere ma anche come tempistica per la realizzazione, per l'appalto e per la realizzazione. Bene, lei si è particolarmente impegnata per sollecitare i lavori della 106. Ad oggi quali sono i risultati concreti che ha raggiunto, Assessore? Guardi, quello che ho potuto fare è iniziare ad impostare una nuova programmazione per il nuovo contratto di programma, considerato che quello precedente vede una scadenza a fine 2020, è ancora in corso e verrà concluso, ma chiaramente c'è la necessità di rivedere la programmazione. Una programmazione che probabilmente era carente in alcuni passaggi. Oggi in una richiesta che abbiamo fatto al Ministro, doveva già esserci questa settimana un incontro in merito a questo, ma slitterà probabilmente alla settimana prossima, insomma nel giro di una decina di giorni, perché abbiamo fatto una proposta del nuovo contratto di programma ANAS, che vede la nostra proposta vede ovviamente il completamento delle opere già avviate, ma vede anche nuove proposte rispetto alla programmazione della 106, perché da Catanzaro in giù non c'era nulla di previsto e programmato, neanche a livello progettuale, e purtroppo laddove non ci sono le progettazioni non arrivano i finanziamenti. Questa è una situazione di una grande carenza che abbiamo dovuto constatare e a cui adesso stiamo cercando di porre rimedio. Quindi chiaramente la 106 deve avere tutta l'attenzione che non ha avuto, deve avere uno slancio anche di interventi, ma anche per questo caso non poteva essere il recovery l'occasione, e quindi puntiamo tutto sul contratto di programma di prossima sottoscrizione
tra ANAS e Regione, passando dalle indicazioni del MIT, del MINS, del nuovo, della nuova dicitura del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, adesso Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile. Bene, per quanto riguarda invece il ruolo delle trasversali, per citarne alcune, partendo dal sud della Calabria, la Bovalino-Bagnara, poi l'Ionio Tirreno, che è di gestione dell'ANAS, però ha un ruolo strategico, la Pedemontana della Piana di Gioia Tauro e la trasversale delle Serre, rappresentano un vero e proprio strategico teso a collegare appunto le aree interne della Calabria con l'autostrada da un lato e con la 106 dall'altra. Potremmo fare un punto complessivo della situazione su questi collegamenti che, seppur progettati, seppur in avanzamento di lavoro, però sono fermi. Ecco, assessore, su questo qual è il punto della situazione? Guardi, sicuramente la trasversale delle Serre è stata data attenzione perché si possa arrivare al completamento, perché è una trasversale certamente strategica per la propria ubicazione. Le altre trasversali sono di competenza della città metropolitana e alcuni tratti, come quella di Gioia Tauro, sono stati già dati una serie di finanziamenti da parte della Regione, e spero che altri possano essere messi in campo. Certamente c'è stata una progettualità, lei per esempio ha nominato la Bovalino-Bagnara, anche quella sarebbe un'opera strategica di grande importanza che richiede fondi di elevatissimo importo che potrebbero essere, cioè di cui si devono trovare le fonti di finanziamento. Ora abbiamo un'interlocuzione in piedi anche con il Ministero per il Sud, dei fondi o altri fondi sempre comunitari che esulino da quelli appunto dei recovery, piuttosto esulando anche dai fondi POR, che, come dicevo, oggi la tendenza della Comunità Europea non è più quella di realizzare infrastrutture stradali, visto che l'obiettivo è quella di trasferire dalla gomma a ruota entro il 2030 la gran parte del traffico veicolare e commerciale. Lei sicuramente dialogherà spesso con Ferrovie dello Stato. Per quanto riguarda la rete ferroviaria, quali sono i ruoli assunti dalla Regione Calabria per realizzare l'alta velocità? Perché questa alta velocità ci sta tutti a cuore e speriamo si possa realizzare al più presto possibile. Ecco, anche su questo tema, quali sono le attività che lei sta promuovendo? Guardi, anche su questo l'incontro con il Ministro, i suoi rappresentanti, doveva avvenire anche su questo tema, perché il progetto presentato inizialmente in fase embrionale, questo studio di fattibilità, scusi, non un progetto, in fase embrionale, adesso un po' più definito in quelle che dovrebbero essere gli interventi, sinceramente non credo possa soddisfare le esigenze della Regione Calabria nell'ottica anche di dell'alta velocità che poi arrivi fino in Sicilia, anche quindi dell'attraversamento stabile. Il progetto così come è concepito non credo potrà superare gli attuali deficit, o meglio li supererà solo in parte, anche perché in questo momento gli stanziamenti che sono stati previsti non interessano proprio l'asse, il tratto da Cosenza in giù, ma si fermerebbero a Cosenza, e ora noi stiamo insistendo perché possa essere rivista questo studio di fattibilità a seguito anche di alcune nostre istanze e osservazioni. E contiamo molto anche in questo caso sull'apertura che il Premier Draghi ha dato a seguito del pressing che ha avuto alla Camera dei nostri deputati calabresi. Ricordiamoci che c'è stata proprio una delle richieste proprio esplicite in questo senso, e il Premier Draghi ha dato questa apertura. E contiamo molto su questo. In questi giorni anche un consigliere regionale, per esempio, ha asserito che io avrei asserito che non si deve fare
la Galleria Cosenza Paola, ma io non l'ho mai asserito perché ritengo che quella sia una galleria degna di grandissima attenzione ed è anche troppo tardi, visto che non sta dando una garanzia di funzionalità, però questo non ha nulla a che fare con l'alta velocità in Calabria, cioè l'alta velocità non può prevedere che si entri all'interno, si riesca, questo lo capirebbe chiunque a prescindere da qualunque conoscenza di base, ma chiaramente questo, non, cioè, questo ragionamento dell'alta velocità non deve escludere il ripristino o la messa in sicurezza di una galleria così, di un collegamento così importante come quello dell'Alto Tirreno-Cosentino, che prescinde dall'asse principale tirrenico dell'alta velocità Salerno-Reggio Calabria. Quindi le nostre interlocuzioni ancora sono in piedi e auspichiamo proprio che ci possano ascoltare con un confronto tecnico. Guardi, io adesso ho fatto un passaggio in più, ho chiesto già alla struttura di missione che fa da consulenza al governo e al Ministero delle Infrastrutture in particolare, proprio per avere un confronto dettagliatamente tecnico, nel senso che vorremmo avanzare delle osservazioni e vediamo se insieme in maniera condivisa si trova qualche rimedio a questa situazione che in questo momento non soddisfa le esigenze. Però confidiamo, io ripeto, confido in questa nuova compagine governativa perché alcune decisioni possano essere riviste. Bene, lo sviluppo del porto di Gioia Tauro e l'avvio della zona economica speciale sono anche in funzione del superamento di quel famoso limite che impedisce la partenza dal porto di Gioia Tauro dei treni che hanno una lunghezza superiore a 550 metri. Per superare questa difficoltà, quale lavoro lei sta mettendo in campo? Perché lo sappiamo benissimo, il porto di Gioia Tauro è stato avviato nel 1995, ora è stato inaugurato il gateway, è stata data appunto l'attività stabile con la nomina dell'ammiraglio Agostinelli all'autorità portuale. Si può partire, però manca questo quid importante. Assessore, lei su questa necessità, diciamo, come si sta muovendo per superare questa criticità? Abbiamo la settimana scorsa, una decina di giorni fa, credo, abbiamo fatto un incontro con il capo di gabinetto del Ministro per il Sud, rappresentanti del MIMS, della zona economica speciale, insomma abbiamo cercato chiaramente tutti i vari soggetti competenti, abbiamo cercato di metterli insieme per superare l'ultimo scoglio che consentirà di realizzare quel binario di cui parlava lei affinché il porto di Gioia Tauro assurga veramente al ruolo di gateway, anche questo poi si raccorderà con le esigenze di un trasporto ferroviario efficiente con un'alta capacità di rete. E per questo c'è bisogno di tanta sinergia, perché in questi ultimi mesi forse c'era un po' ognuno andava avanti in maniera autonoma, magari certamente anche in maniera efficace, però noi sappiamo che l'efficacia viene meno nel momento in cui manca un coordinamento e una visione unitaria, e quello che stiamo cercando di fare in questi giorni con la struttura della regione è di mettere un po' di ordine affinché tutti, e insieme chiaramente all'autorità di sistema, con l'avvento della nomina dell'ammiraglio Agostinelli, chiaramente dà molto più incisività all'azione, perché oggi non è più un commissario che si deve muovere con alcuni limiti e su alcuni binari, ma è un'autorità di sistema, un presidente di autorità di sistema che si muove in maniera molto più sinergica rispetto alle altre istituzioni, e quindi condividendo tutte queste necessità di ricoordinare i finanziamenti, perché c'erano, però si erano un po' dispersi in maniera sovrapposta, rischiava che un finanziamento alludesse l'altro, e quindi abbiamo messo in piedi un po' di azioni per scongiurare queste situazioni, e oggi possiamo dire di averle ben indirizzate e quindi
immagino che il percorso da qua in avanti potrebbe essere più agevole. Bene, noi adesso ci apprestiamo all'avvio della stagione estiva e per molti settori imprenditoriali potrebbe essere l'occasione per rimettere in moto i processi produttivi. I trasporti pubblici, quale ruolo potranno fornire proprio per sostenere questo rilancio del comparto turistico? I trasporti pubblici, noi già l'anno scorso avevamo tentato di mettere in campo qualche azione. Naturalmente l'anno scorso era un anno molto anomalo, venivamo fuori da una pandemia, da un lockdown, non dalla pandemia, perché adesso siamo ancora purtroppo in questa situazione, ma ad un lockdown assoluto che aveva azzerato gli spostamenti, quindi era un po' difficile riuscire a orientarsi in quali potessero essere poi i flussi della stagione estiva. Oggi, quest'anno, con qualche dato in più, certamente da qui a breve vi daremo notizia su dei treni che potranno essere a dei collegamenti per la stagione estiva, perché immagino che le nostre coste debbano assolutamente essere valorizzate. Le faccio un esempio: l'anno scorso ho chiesto a Trenitalia di mettere molto semplicemente dei treni per il Basso Ionio Reggino per domenicali, perché sabato e domenica non c'erano questi collegamenti. Non appena li hanno messi, ovviamente hanno avuto una domanda elevatissima, certo sempre con le limitazioni del Covid, ma l'obiettivo sarà quello appunto di raggiungere le stazioni balneari, e perché anche il turista che dovesse essere presente sulle nostre coste possa spostarsi con una certa facilità. Per quanto riguarda poi i collegamenti, comunque questo per la stagione estiva, chiaramente c'è necessità ancora oggi di collegare i nostri centri principali, perché i collegamenti non sono soddisfacenti sotto l'aspetto di livello di servizio, nel senso che esistono ma non sempre soddisfano le necessità dell'utenza. Abbiamo già attivato un progetto sperimentale per collegare Reggio Calabria e Cosenza in 2 ore, e sono ancora tante rispetto ad altre regioni, rispetto all'operare nel 2021, però rispetto alle 2 ore e 40 sono 40 minuti di meno, che in un orario per un pendolare sono tanti. Quindi abbiamo messo questi treni in orario, nelle fasce orarie dei pendolari, e devo dire che hanno riscosso, almeno che siamo stati in zona gialla, adesso quindi immagino riprenderà questa domanda, hanno riscosso tantissimo successo, e c'era questa esigenza di collegare almeno queste 2 città principali, ma anche a Lamezia. Stiamo attivando, e anche su questo abbiamo fatto una richiesta al Ministero, anche su questo RFI ci dovrà dare qualche risposta in più, perché un altro dei punti cardine l'elettrificazione della Lamezia Catanzaro, così come poi sarà importante spingere molto sull'elettrificazione della rete ferroviaria ionica a sud di Catanzaro, anche quella, come per la 106, neanche programmata nella precedente programmazione. Quindi per i trasporti, ovviamente, sì, il trasporto pubblico locale, stiamo parlando ovviamente dei trasporti ferroviari a livello regionale, perché sugli altri riusciamo a incidere, a colloquiare, ma non possiamo avere l'incisività che possiamo avere sui trasporti ferroviari. Abbiamo anche messo in campo degli ulteriori investimenti per l'acquisto di nuovi treni, alcuni circolano già sulla nostra rete e ne verranno integrati sempre di più in questi anni. In questo caso però riprendendo un finanziamento anche della precedente amministrazione, quindi è giusto dire, però l'abbiamo un po' risvegliato, rimesso in campo, e adesso sta dando i suoi frutti. Bene, tra le deleghe del suo assessorato c'è anche l'edilizia scolastica. Durante il suo mandato sono stati approvati ben 185 progetti finanziati con 70 milioni di euro per rendere le nostre scuole più belle, più accoglienti e soprattutto più sicure. Il punto dell'opera di questo importantissimo percorso compiuto qual è?
Guardi, di questi 185 progetti, mi fa piacere che siete riusciti a scovare un po' di tutto in questo panorama che è molto complesso, vuol dire che siete abbastanza attenti. Questi 185 progetti, diciamo che la metà sono stati ammessi. Questo è noi l'obiettivo quando facciamo dei bandi, è nel massimo della trasparenza, è quanti più progetti, di avere quanti più progetti ammissibili, quanto più possibile. Di questi 92 che sono stati ammessi, hanno un importo di 128 milioni, quindi chiaramente 70, come lei diceva, sono stati finanziati con questo finanziamento che abbiamo ottenuto. Dal MIUR e altri e i restanti fondi pensiamo di poterli finanziare con risorse che otteniamo dalle economie che stiamo cercando di rastrellare, perché un altro dei miei obiettivi è quello di non lasciare economie finanziarie sospese delle precedenti attività e anche da nuovi trasferimenti di NUR. Quindi l'obiettivo è quello a brevissimo di poter dare notizia che tutti i progetti ammessi possano essere finanziati. Bene, un altro tema che è di particolare importanza è il dissesto idrogeologico. Quali sono stati gli interventi che lei ha promosso? Anche perché il nostro territorio ha una certa fragilità, sicuramente non è solo competenza del suo assessorato questo tema, ma per quanto riguarda la sua parte, assessore, cosa ha messo a sistema? Guardi, il dissesto idrogeologico si lega fortemente con i problemi di cui parlavamo prima della viabilità secondaria interna, perché la conformazione della Calabria fa sì che la gran parte della popolazione viva nelle aree interne che sono servite da questa rete secondaria, purtroppo quasi totalmente inficiata. Non solo dalla carenza di manutenzione dovuta alla mancanza dei fondi, ma anche da queste situazioni di dissesto, perché ricordiamo che in Calabria si passa da 0 a 2000 metri anche in 30 km, cioè situazioni adesso in questo periodo che ci stiamo confrontando con le varie conferenze delle regioni, con tanti assessori d'Italia, situazioni che non sono poi così tanto frequenti, perché i nostri dislivelli a picco sul mare connessi con la mancata manutenzione, creano delle situazioni di elevato rischio. Quindi quello che si è fatto in questo periodo, come diceva lei, tanti interventi fanno capo all'ufficio del commissario. Quindi non sono proprio, non vengono gestiti direttamente dal Dipartimento Lavori Pubblici, ma per quelli che vengono gestiti dal Dipartimento Lavori Pubblici di Difesa del Suolo, si è fatta una programmazione, sono stati richiesti dei nuovi finanziamenti proprio con un ordine prioritario condiviso anche con gli uffici della protezione civile, laddove le situazioni di dissesto derivanti anche da una mappatura territoriale siano più evidenti. Quindi chiaramente tutto questo ha comportato un bel po' di impegno, però ancora i risultati non ce li abbiamo sul campo, proprio perché sono percorsi lunghi, di definizione, di confronti con l'autorità di distretto. Che ha sostituito l'autorità di bacino regionale, quindi con le classificazioni di rischio, un sistema molto complesso da portare avanti, però altrettanto complesso, con altrettanta esigenza di essere attenzionato e con soluzioni da portare avanti velocemente. Bene, noi siamo quasi giunti alla conclusione di questa nostra intervista. Prima di salutarla, però vorrei chiederle, lei è un ingegnere e ha una lunga esperienza, come immagina la Calabria tra 20 anni e soprattutto quali saranno le criticità che i calabresi e la politica e la sinergia che si andrà a creare in futuro potranno essere superate e quali opportunità vede per la Calabria del futuro?
Allora, se la Calabria ora riesce a sfruttare queste opportunità che si stanno presentando alla Calabria, all'Italia, all'Europa, riesce cioè a superare la crisi post-Covid utilizzando questi finanziamenti nella maniera adeguata, vedo tante opportunità. Abbiamo iniziato questo confronto parlando del ponte, questa è un'opera che avrebbe un indotto veramente significativo sia sotto l'aspetto occupazionale, sia sotto l'aspetto di ritorno, finanziario sul territorio, economico, finanziario sul territorio. E così come se dovessimo avere la prospettiva dell'alta velocità, l'alta velocità sappiamo che modifica completamente il PIL di una regione, e anche quello che stiamo cercando di fare è di mettere insieme progetti che richiedano le prestazioni da parte di professionisti. Di nostri laureati o comunque poter avere un indotto sulle nuove generazioni di lavorativo che consenta alle nuove generazioni di rimanere in Calabria, frenando queste fughe così dolorose e perché quasi sempre irreversibili. Per ritornare tutti insieme a lavorare per questa terra, anche vedendo un futuro per le nuove generazioni, questa next generation, così, questo momento inflazionata che sia veramente il futuro di questa regione. Benissimo, Assessore, io la ringrazio infinitamente per essersi resa disponibile, per aver risposto alle nostre domande. Spero di poterla avere nuovamente come nostra ospite con altre novità. Sì, speriamo di potervi, su quello che ho detto che è in itinere, speriamo di poter dare notizie concrete anche a breve, anche a seguito dell'interlocuzione del Ministero o qualcuno dei finanziamenti che ormai sono in campo, li stiamo ormai intravedendo e quindi vederli nascere e sviluppare in Calabria. Grazie a lei. Grazie ancora, le auguro buona serata. A questo punto noi abbiamo concluso con la nostra segna di 60 News. Ringrazio Ilario Chiera che ha curato la regia, ma soprattutto ringrazio la nostra interlocutrice, l'ingegner Domenico Catalfamo, che è assessore regionale della Regione Calabria. E poi ringrazio tutti i telespettatori che, come ogni giorno, seguono i nostri programmi su Telemia. Grazie a tutti e buonasera. Da Rita Severino Abbigliamento, via Tenente Carella Roccella Ionica, è arrivata la nuova collezione primavera-estate. Qualcuno sta già scegliendo come vestire l'uomo e la donna, dal classico al casual. Scelgono e riscelgono dai nostri brand storici: Levi's, Trussardi Jeans, Marella, Surcana, Linea 5, Gaia Life, Sanremo, Ingram e tanto altro. Scelgono con serenità, poiché i nostri locali sono perfettamente sanificati ed ampi, così come gli abiti trattati con la luce ultravioletta. Rita Severino Abbigliamento, via Tenente Carella, Roccella Ionica. È la scelta giusta. Da oggi con REAT ADSL puoi collegare la tua cassa telematica e il POS a internet con una tariffa vantaggiosissima. Con soli 5 € mensili avrai la tua connessione alla rete. Chiama subito per maggiori informazioni al numero 0964 82189 oppure al 338 2278 144. REAT ADSL. L'applicazione Immuni segnala eventuali contatti con persone positive al Covid-19. In questo modo aiuta ad evitare la diffusione di nuovi focolai. Immuni rispetta la privacy perché usa un sistema di tracciamento totalmente anonimo. L'app non registra nessun dato che permetta di risalire all'identità di chi la usa. Cerca Immuni su App Store o Google Play e scaricala subito. Scarica Immuni, aiuta te stesso, la tua famiglia e il tuo paese.